mettono a fare due foto e poi comincia Repubblica. Eccola lì, cioè, sta lì, se viene un giornalista danese si siede lì, già fa la simultanea, okay, direttamente. Giordano, se ti vuoi accomodare qua. No, veramente, vieni. Repubblica, posso? Quando vuoi puoi cominciare. Ciao, buongiorno. Ciao. Per il mister, ti chiedo innanzitutto quanto sarebbe importante, se ci stai pensando, credo di sì, chiudere già domani la pratica con vittoria del girone e qualificazione con due turni d'anticipo. Noi dobbiamo andare in campo con questo obiettivo, l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione e di mettersi quasi sicuramente in prima posizione per avere dei vantaggi nei prossimi sorteggi. Quindi l'obiettivo domani è duplice, è un obiettivo e la squadra deve sentire un obiettivo importante, perché per noi l'Europa è una competizione importante. Il mattino. Buongiorno mister, vorrei sapere se domani apporterà dei cambi in formazione, magari se ne farà qualcuno in più rispetto al solito, per verificare quella cosa che ci aveva accennato, cioè se può allargare la rosa, diciamo, dei titolari, quello che era uno degli obiettivi, insomma, da lei prefissato. Certo, noi domani andiamo in campo un obiettivo preciso, io cercherò di mettere in campo la meglio formazione in questo momento per quell'obiettivo, tenendo conto di chi può essere stanco in questo momento, ma non stravolgendo la fisionomia della squadra. Corriere dello Sport. Eccolo qua, per Valdifiori prima e poi una dopo al mister. Per te, che tipo di stagione è fino a questo momento? Cioè, senti di essere, come dire, in debito con te stesso? Ma io, da quando sono partito, sempre cercare di dare il massimo. Mi sto allenando al massimo, appunto, per farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. E niente, sono convinto e consapevole dei miei mezzi e di quello che posso dare. Sicuramente cercherò di dare di più di quello che ho dato fino adesso, però, ripeto, ho sempre dato il massimo e continuerò a farlo per, appunto, farmi trovare pronto. Maurizio, hai visto la partita in TV col Genoa, no? Credo. A mente fredda e ripensando un attimo all'Udinese, se la cosa ti va bene, sei convinto che questa squadra, pur nello 0-0, abbia dato grande dimostrazione di sé? Io sono della convinzione che abbiamo fatto un'ottima partita in una situazione complicata, difficile, grande aggressività degli avversari, un campo su cui l'anno scorso ha perso la Juventus e quest'anno ci ha già perso il Milan. Quindi era una partita estremamente difficile e la squadra l'ha fatta con personalità. Poi possiamo avere la responsabilità di aver fallito tre o quattro situazioni abbastanza semplici, però non è che io, se devo analizzare la mia prestazione, mi posso soffermare su quello che è un particolare. È vero che è poi fortemente incidente sul risultato, ma è pur sempre un particolare. Poi la prestazione della squadra è stato di buon livello, di grande determinazione, di voglia, di fame di risultato, di personalità, perché in quello stato lì non è facile andare a imporre la partita. Quindi sono soddisfatto della prestazione, ho un rammario per un risultato che mi sembra non rispetti l'andamento della partita. Poi vorrei non pensare a questo in questo momento, perché abbiamo da affrontare una partita in Europa. E se per me le partite in Europa sono sempre importantissime, quindi al campionato ci ripenseremo poi da venerdì. Scusate, visto che abbiamo fatto centinaia di foto, pregherei di non fare più foto qui, perché è molto fastidioso questo rumore, per favore. Radio Kiss Kiss. Tanto sono sempre loro, le stesse facce, la stessa posizione. La prima, buongiorno, ciao, la prima ciao. Per Mirko Valdifiori. Ciao Mirko, io volevo chiederti, a proposito della gara di Europa League, se la tua voglia, no, anche di tornare, perché no, titolare in campionato, non debba necessariamente passare per le tue ottime prestazioni magari in Europa League. Cioè la chiave per essere titolare in campionato è anche il mettere in difficoltà il mister in Europa.
Beh, sicuramente uno quando scende in campo, come ho detto prima, cerca sempre di dare il massimo e di magari di far pensare all'allenatore che può fare affidamento su quel giocatore. Poi dopo ogni giocatore rispetta sempre le scelte dell'allenatore, è ovvio che uno vorrebbe giocare, però sa anche di essere una squadra in cui ci sono tanti altri bravissimi giocatori che possono giocare e fare bene, quindi ripeto, io cerco di fare il massimo, se domani sarò chiamato in causa cercherò appunto, come ho fatto nelle ultime due partite in Europa, di dare il mio contributo per arrivare alla vittoria, per centrare questa qualificazione e poi dopo, ripeto, deciderà l'allenatore nelle partite seguenti, al massimo rispetto. Comunque se eravamo in tribunale mi sarei alzato dicendo mi oppongo alla domanda, perché la domanda prevede e come conseguenza logica che l'Europa League sia meno importante del campionato, e questa per noi non è vero, perlomeno per noi all'interno del gruppo non è vero. Invece a lei volevo chiedere proprio questo, il discorso dell'Europa League crediamo che sia che per tutti sia una manifestazione importantissima, che il Napoli l'anno scorso ha quasi sfiorato, tant'è vero che è arrivato alla semifinale, ma analizzando un po' di numeri, il Napoli ha ottenuto, ha il miglior attacco anche della competizione, ma io più dell'attacco vorrei parlare della difesa, e cioè della fase difensiva, che credo abbia fatto registrare dei miglioramenti sensazionali che sono sotto gli occhi di tutti. Dov'è che il Napoli è riuscito, secondo lei, a trovare la quadratura del cerchio e dove al massimo si può ancora migliorare? Beh, con questo modulo è chiaro che il filtro che viene fatto alla linea difensiva è nettamente superiore rispetto a prima. Io sono della convinzione che questo modulo rispetto a quello di prima ci costerà qualche gol, perché segneremo qualche gol in meno, però ci ha dato una solidità di cui questa squadra aveva bisogno. Poi ci abbiamo margini di crescita, perché nella partita di Genova le letture della linea difensiva non mi sono piaciute, perché due o tre volte un nostro centrale è corso sulla palla lunga in uno contro uno, siamo a Pavoletti, e questo non ci deve mai succedere. Canale 21. Sì, una domanda. Ciao. Sia per Valdifiori che per l'allenatore. A Valdifiori vorrei chiedere, proprio Sarri è stato un tuo sponsor dicendo è un ragazzo che ha bisogno di trovare condizioni fisiche, ci metterà un po' di tempo ma poi vedrete, e quindi ti chiedo a che punto è la tua condizione? Ma io mi sento bene, nel senso sono tranquillo, sono sereno, sto cercando appunto durante gli allenamenti e nelle partite di trovare la condizione ottimale, poi dopo, ripeto, sarà il campo a parlare, però io mi sento bene. E da Sarri invece è molto semplice, domani Reina gioca? Se è a posto sì. Sembra a posto. Se è a posto a livello di stanchezza, nel suo caso si parla sicuramente molto più di stanchezza mentale e non di stanchezza fisica, visto il ruolo, però se lui mi dice ha completamente rioperato dal punto di vista delle energie nervose e mentali, gioca. Teleclub Italia. Sì, salve mister, poi ciao. Chiederò qualcosa anche a Mirko Valdifiori. Mister, Di Reina ci ha detto a questo punto anche sugli esterni, insomma, la solita domanda se in maggio, che sicuramente può essere utile per alternare un po' Isai, ma anche dall'altro lato come sta Strinic, lo vede che può essere utile non solo in queste partite, diciamo, di Coppa, ma anche guardando al futuro, perché insomma Ghoulam adesso in questo momento sta facendo un lavoro importante. A maggio per noi è un giocatore importante, quindi è chiaro che domani va in campo Strinic, vediamo le condizioni di Isai e di Ghoulam, più di Ghoulam perché è quello che ha giocato più di tutti, è vero che in nazionale lui ha fatto solamente due partite e non quattro come tanti suoi compagni, però sta giocando con continuità. Isai qualche turno se l'è preso, Ghoulam no, quindi in questo momento vediamo più le condizioni di Ghoulam e poi decidiamo. Anche Strinic comincia a essere preso in considerazione. Strinic per caratteristiche ha fatto molta più fatica a fare i movimenti previsti per la nostra linea difensiva e mi sembra negli ultimi allenamenti, negli ultimi 10-15 giorni che i progressi ci siano stati, quindi vediamo, cominciamo a prenderlo in considerazione.
Invece per Mirko gli chiedo, al di là della condizione di cui già hai risposto a qualche collega, quanto può essere importante invece la fase mentale, cioè sapere che puoi essere utile a questo Napoli non solo in Coppa, quindi tentare di guardare anche al futuro, anche perché il campionato è lunghissimo, l'Europa League ci farà giocare altre partite, ce lo auguriamo, poi arriverà anche la Coppa Italia, quindi puoi essere utile mentalmente, sai che puoi crescere anche per dare fiato a Giorginio poi nel futuro. Sì, sì, guarda, io mentalmente so che posso dare una mano alla squadra in campo, quindi come ho detto prima credo sempre in me, ho sempre creduto in me in questi anni e adesso magari c'è un periodo magari che sto giocando un po' meno, però non vuol dire che ho perso fiducia in me stesso, io continuo a lavorare come ho detto e poi dopo quando ci sono tante partite, il campionato è lungo, quando sarò chiamato in causa l'importante è farsi stare pronto. I am Naples. Mister, lei qualche settimana fa, parlando del possibile cambio Calle-Conga-Biadini, diceva che con Manolo il Napoli è diverso, non migliore o peggiore, ma diverso. Penso che questa idea valga anche per gli altri cambi come David Lopez, per i primi cambi di questo Napoli. Da questo punto di vista, la crescita di questa squadra sta... Che punto è? Quante settimane ci vorranno per poter creare un'entità più duttile che possa reggere i cambi? Questo è un discorso di caratteristiche, può passare il tempo e voi, ma Gabbiadini non sarà mai il giocatore del Calleion. Le caratteristiche sono completamente diverse. Io ti ho detto che viene fuori una squadra con delle caratteristiche diverse, che sotto certi punti di vista può essere migliore, sotto altri punti di vista può essere peggiore. E nella partita ultima che abbiamo fatto entrò Gabbiadini al posto di Calleion e Gabbiadini è andato vicino al gol in due occasioni, perché attaccava bene la profondità e poteva segnare, ha tirato un gran calcio di punizione e poteva segnare, però è stato anche il momento in cui Perotti ci ha messo più in difficoltà. Quindi sono caratteristiche diverse e in questo caso il passaggio del tempo penso che non incida, perché sono proprio le caratteristiche dei giocatori completamente diverse. Calcio Napoli 24. Ecco mister, sono qui. Lei insomma può godere di un organico che le mette a disposizione una doppia chance per ruolo, però appunto ricollegandomi alla domanda che ha fatto il collega, non c'è un vero e proprio vice Calle-Con, non c'è un calciatore nel Napoli, oppure c'è, che abbia le stesse caratteristiche dello spagnolo, però forse manca anche un vice Amsic, perché David Lopez può sì fare la mezzala sinistra, ma forse offre di meno in qualità e in inserimenti, forse sono queste le due pedine che le mancano per completare veramente l'organico. Questo vediamo, onde faremo una valutazione complessiva, vediamo a che tipo di conclusione arriveremo tutti, io il direttore, la società e poi valuteremo. Sicuramente David è un giocatore che ci sta facendo bene, ci sta facendo comodo, è altrettanto vero e sicuramente David è un giocatore che è più alternabile con Allan che non con Ansim come caratteristiche. Questo... Alla fine del calciomercato scorso lei ci parlò di un Jacopo Dezzi, insomma ci disse abbiamo in organico Dezzi, proveremo a sfruttare e a valorizzare il calciatore. Non mi sembra le caratteristiche siano quelle neanche per quanto riguarda Jacopo, forse un po' più vicine rispetto a quelle di Davide, però non mi sembra siano quelle le caratteristiche. Ci abbiamo anche Chalobà, però sono ragazzi che devono crescere. Chalobà soprattutto tra la giovane età ha delle difficoltà oggettive, delle difficoltà normali di chi viene da un altro calcio, da un altro mondo, da un'altra lingua, da un altro tipo di alimentazione. Ma è normale un ragazzo che arriva con queste difficoltà impieghi qualche mese per essere completamente a proprio agio. Può anche darsi che quando arriviamo a fine dicembre il nostro pensiero sia che non c'è bisogno di nessuno. Grazie. Mister, salve Mirko, buonasera. Salve. Una domanda per te. Come cambia il mestiere di regista dal 4-3-1-2 al 4-3-3 e magari se ci dici qual è la soluzione che ti si confà di più, ecco, ti piace di più?
Ma penso che in campo ti permette sempre di essere al centro del gioco, perché poi dopo giocare con due larghi magari ti può dare più soluzione sulle fasce, magari col trequartista c'è più punti di riferimento davanti, però abbiamo un tipo di gioco che a volte anche uno dei due esterni viene dentro al campo, quindi le soluzioni ci sono sempre, le soluzioni di gioco, quindi penso che... cioè non è che cambi molto, cambia soprattutto come sta in campo la squadra adesso sta in campo bene, quindi si stanno trovando i risultati. Quindi. Sky! Mirko, sempre per te, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Sei migliorato, ti stai adeguando di più a questo nuovo modulo che comunque ha stravolto un po' la fisionomia del Napoli che avevamo conosciuto in questo avvio di campionato? Che cosa ti manca secondo te per entrare ancora a pieno in questa nuova dimensione dal punto di vista tattico, ovviamente, se ti manca qualcosa? No, io sto cercando appunto di capire anch'io quello che, però come ho detto anche prima, le giocate del mister su per giù sono rimaste sia a livello difensivo che offensivo, sono simili, nel senso non è che si è cambiato molto. Il mister quello che ci chiede appunto è questo pressing alto, quindi noi centrocampisti di accompagnare l'azione, di stare pronti sulle seconde palle, di farci vedere in fase di possesso palla, quindi le situazioni sono quelle. Quello che mi manca adesso, ripeto, io cerco di andare in campo, quello che mi manca magari, non so, so cosa uno può chiedere o volere, però nel senso, io vado in campo, cerco, se domani, ripeto, sarò chiamato in causa o non sarò chiamato in causa, questo non lo so, però come ho fatto in queste due ultime partite d'Europa, di fare quello che prepara l'allenatore il giorno prima. Grazie. Per Sarri, il Napoli è la squadra che ha utilizzato in Serie A meno giocatori rispetto a tutte le altre, 18 con 11 giocatori addirittura sopra i 700 minuti, poi c'è il vuoto fino a 359 di Mertens. Le chiedo se questa è una scelta dettata dalla necessità di ovviamente insegnare e spiegare bene i suoi dettami tattici, o proprio anche dettata da un limite strutturale della rosa. Io penso che con 18 persone si può fare un colpo di Stato e prendere il potere, quindi le ritengo più che sufficienti. La storia ci dice spesso le squadre che hanno utilizzato meno giocatori sono quelle che hanno fatto meglio. E poi per noi in questa fase della stagione era importantissimo trovare un'identità di squadra, e quindi era importantissimo dare continuità a una formazione, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva, lo ritenevo quasi un passaggio obbligatorio di dare continuità. Poi nelle ultime partite abbiamo cominciato a fare anche qualche scelta diversa, ha giocato David al posto di Allan, ha giocato Kiric al posto di Koulibaly, ha giocato l'ultima partita Mertens al posto di Insigne, quindi stiamo facendo anche cose diverse, ancora secondo me siamo nella fase in cui bisogna farle in numero abbastanza limitato. L'ultima, per quel che mi riguarda, prima ha detto una cosa molto interessante, secondo il suo punto di vista nel 4-3-3 il Napoli segnerà meno gol di quanti ne avrebbe segnati con il 4-3-1-2, però oggettivamente è un modulo che consente alla squadra di essere più coperta, quindi non è un caso che in questo momento 8 gol di Higuain, 6 di Insigne, 0 per Callejon, 1 per Mertens, 1 per Gabbiadini, cioè è figlio di questo modulo o figlio che quegli altri due comunque vanno che è una bellezza? Stiamo parlando, Callejon e Mertens hanno segnato un buon campionato e hanno segnato tantissimo in Europa, quindi penso sia un dato che col passare le giornate tornerà abbastanza in equilibrio. Per il resto invece, per il discorso che con il 4-3-3 secondo lei si segnano meno gol? 4-3-3 in questo momento ci sta dando quell'equilibrio e quella solidità di cui abbiamo bisogno. Poi se si parla per astratto, con l'1-2 davanti, molto probabilmente anche il gol in più si farebbe. Il rischio con il modulo attuale è sempre quello, in certi momenti della partita lasciamo isolato Higuain, con l'altro modulo questo non succederebbe, però è altrettanto vero che con l'altro modulo i momenti in cui non abbiamo in mano il pallino di gioco, i momenti di sofferenza sarebbero molti di più e molto più lunghi,
quindi penso in questo momento questa sia la soluzione più adatta per noi. Grazie a tutti. Grazie. Era concordato però.